Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui dunque per il FIFA pronostico tra della partita Juventus contro Sampdoria. Dunque, cominciamo a fare la formazione che secondo me Massimiliano Allegri metterà in campo. Ovviamente togliamo dai convocati Cuadrado, che purtroppo starà fuori per un bel po', e staremo fuori anche Barzagli. Mettiamo sicuramente in campo Rugani. Secondo me sta al posto di Chiellini, non di Bonucci, quindi mettiamo Bonucci e Rugani. Ovviamente non avremo neanche Cancelo perché anche lui è infortunato. Non avremo Bentancur per via dei vari problemi. Non ci sarà, cioè torneranno Matuidi e Pjanic, quindi questa è sicuramente una buona notizia. Allora, con l'Atalanta ho fatto giocare io personalmente Perin, ma poi alla fine ha giocato Szczęsny e io lascio ancora Szczęsny. Ronaldo Dybala all'attacco non credo che cambi. Credo che alla fine la formazione sia questa, alla fine, quella che metterà il mister, che credo che alla fine, detto tra noi, sia la formazione, almeno a centrocampo, il centrocampo migliore che ci possa essere nella Juve di quest'anno. La difesa sicuramente Chiellini è più forte di Rugani, ma cioè, ci sta, e De Sciglio finché non recupera Cancelo, credo che questa sia la formazione migliore. Cioè, tolto Chiellini per Rugani e Cancelo per De Sciglio, la Juve ha dimostrato a Bergamo quanto non possa fare a meno di Miralem Pjanic, quindi, e di Blaise Matuidi. Quindi, la maglia della Samp, ho scelto quella nera. Non credo che userà quella nera, credo che userà quella blu, però è troppo figa questa qua, quindi è bello perché sto facendo vedere della gran padronanza di palleggio nei passaggi, non ne sto azzeccando uno, proprio. Ok, iniziamo. Allianz Stadium, inverno, un freddo Saluto a bestia, tutti come gli al appassionati di solito, il calcio allo pallone della scudo, va bene Serie A. Ricciardo, mancherà E zero poco al iniziamo calcio questo di FIFA inizio di questa pronostico. match Quello con che l'Atalanta è si andata gioca male, nel senso qui proprio è andata male. all'Allianz La Stadium. partita è finita 2-2, lo ricordiamo, il FIFA pronostico era Tra finito poco assisteremo a un 6-1, promettente quindi match tra oltre che Samp e male Juventus, per la Juve, anche proprio il marcando FIFA solo queste pronostico due che non ha squadre di solito funzionato non per manca il niente. bel gioco. Eh Mentre ad sì, esempio col Torino così avevamo Ibala azzeccato anche il potrebbe risultato. crossare C'è subito Cristiano Ronaldo, gol! Ronaldo e arriva Gol la di firma Ronaldo di su cross di Dybala, la CR7. Juventus è in vantaggio dopo 3 minuti. E Sono stati bravissimi, cinici Ronaldo nell'usurpare dunque, questa che secondo occasione. questo Non ha FIFA pronostico sprecato il farebbe il cross che secondo gol arriva a di testa valore. nella sua avventura bianconera. Impeccabile sia il cross che la finalizzazione. Uno spettacolo. Pronti via Era nel Ronaldo, posto gol. giusto al momento giusto. La spedita in fondo alla rete. Davvero un gran gol il suo. E Si sono molto riparte con la positivo questo Juve in gol. vantaggio nel punteggio. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla Emre traiettoria Can, giusta. palla dietro per Szczęsny. Alexandro. Prova il La regge filtrante che non bene, intercetta il funziona. pallone, non era difficile. Hanno Ora spezzato la Samp bene che la prova a trappola qui. giocarla. Crediamo che mancherà anche Bentancur espulso. Dicevamo appunto che secondo me questa è la formazione migliore che la Juve può usufruire. Intercettano È bene il vero che pallone. Bentancur stia giocando bene, ma secondo me Emre Can in forma come mediano e medio. Potrebbero Attenzione alla Samp! pareggiare. Pareggio! Sono di nuovo in parità grazie a Il questa rete. pareggio Non del mollano, non giocatore ci stanno a perdere. Gregoire Continuano De ad Frère, allungare che sulla linea probabilmente non so neanche pallone. se giocherà, perché però gol dell'1-1. Aveva tutta la porta spalancata, ma Brutto poteva pareggio proprio questo, bella sbagliare da azione quella della distanza. Samp. Ho sbagliato il Davvero movimento troppo con De facile. Sciglio. Bravo De Frel davanti al portiere, bel Hanno gol tra l'altro. pareggiato, dunque 1-1. Dybala. Gaston Ramirez. Barreto. Quagliarella. Matuidi. Matuidi. Guadagna metri. Bella palla per Dybala, Dybala. attenzione Dybala, prova a rientrare sul sinistro. Dybala. Dybala, un gol Dybala non pazzesco ha di Paolo Dybala, sbagliato. che sembra in forma smagliante. E chissà, magari lo sarà anche domani. Quello che ci auguriamo. Che gol questo qua. Mamma mia ragazzi, un gol E c'è il pazzesco. gol di Dybala. Questo è veramente Mamma un gol che meraviglioso. colpo. Ha colpito ancora Dybala. Che giocatore di talento fuori Lo dal rivediamo comune. perché è veramente Ecco un il gol gol, vediamo anche da pazzesco. quest'altra Forte, angolazione. preciso, un gol pazzesco. Juve che torna in avanti. Juve avanti dunque e i tifosi bianconeri che esultano in tribuna. Pret. L'ha letta bene Matuidi. Ha
Quagliarella. Brutto passaggio, recupero facile. Matuidi. Dybala. C'è l'accelerazione sull'out di Dybala. Attenzione a Dybala. Dybala. Cross in mezzo, messo fuori. Attento qui il difensore che allontana. E occhio alla Samp che prova a ripartire, che ha dimostrato che quando riparte può dar fastidio. Jankto. Jankto, buona trama di offensiva della Sampdoria con Berezinski. Interviene Rugani. Non bene però, perché la palla ancora va in mezzo. Scesni. Vede la palla la da Paolo Dybala, che è il giocatore più ispirato oggi, gol e assist. Attenzione perché vede il taglio di Ronaldo, meraviglioso, la palla è giusta per lui. Ronaldo, l'errore di Ronaldo. L'intervento del portiere. Che bella palla di Dybala, ragazzi. È riuscito a vedere tutto il campo. Ora Jankto prova a giocarla la Samp. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Aia, mamma mia, meno male. Qua la Samp se l'è proprio buttata via. Poco cinico qui l'attaccante, eh? Sì, 32 minuti, 2-1 Juve. Per metterla dentro, Matuidi. Pjanic. Pallone intercettato quello di Pjanic. Ecco Pret. Sono ancora la Samp. Ancora la Samp in area di rigore, sta rendendosi abbastanza pericolosa la Samp. Ottima chiusura come sempre di Blaise Matuidi, che prova a far ripartire l'azione. Adesso palla a cercare Mandzukic. Palla buona per Ronaldo. Audero. Niente da dire, bravissimo portiere. Jankto. Adesso Samp. Fallo, giallo per Miran Pjanic. Arriva l'intervento dell'arbitro. Stato 41 minuti sul cronometro. Mi trovo d'accordo con la decisione. Si mantiene questo 2-1. Puntuale qui il difensore nel recupero. Gran palla in mezzo. Sono e palla per De Frel. Murru cerca il primo e arriva Szczęsny. Comodo fra le braccia del portiere. Dybala. 120 secondi, il recupero segnato. Dybala resiste ancora una carica e riesce a rimettere in gioco ancora Ronaldo. Lo stop non è precisissimo e la Samp riesce a difendersi in rimessa laterale. Mi sto impappinando da solo con le parole. Finisce qua però il primo tempo. Risultato del 2-1, ma una buona Sampdoria comunque, partita tutt'altro che chiusa. Adesso secondo tempo per la Sampdoria. Vedremo se ci sarà una fase di studio anche in questo secondo tempo, se le due squadre attaccheranno fin da subito. Attenzione alla Samp, gol 2-2, bellissimo, bellissimo tra l'altro questo gol. È ancora De Frel. Continuano a lottare su ogni pallone. Incredibile, ragazzi, incredibile. È la prima volta che vado così in difficoltà in fase difensiva, Cioè, ad esempio con mi ricordo ad esempio con l'Inter, che era l'Inter, comunque ho preso gol, ma alla fine non ero così in difficoltà dietro. Qua la Samp ha avuto due tiri abbastanza semplici che non ha sfruttato. Jankto. Attenzione ancora la Samp. Qua devo cambiare qualcosa perché Gaston Ramirez il cross è buono. Szczęsny, gol incredibile. Aveva parata anche Szczęsny questa, ma la palla è rocambolata dietro. Linetti, 3-2 Samp, incredibile ragazzi. Ronaldo e gol subito della Juve. E gol subito del 3-3. Immediato il gol di Ronaldo. Stiamo vedendo una partita pazzesca. Bravissimo CR7 a entrare in mezzo a due qua. E poi fucilata alle spalle di Audero. Partita che torna in equilibrio. Dunque stiamo assistendo a un match fantastico.
Gastón Ramírez sta vivendo un ottimo momento di forma. Adesso attenzione ancora alla Samp. Attenzione ancora alla Samp, perché la partita non è finita. Attenzione alla Samp, traversa. Ma che cosa stiamo vedendo? Ogni occasione da una parte o dall'altra può essere gol. Ancora la Samp, Szczęsny. Mamma mia che sofferenza. Mandzukic, palla adesso lunga per Dybala, ottima. Attenzione a Dybala. Attenzione a Paolo Dybala che può buttarla in mezzo, non è male per Ronaldo. Ed è 4-3. Ma che partita! Ma ragazzi, che partita! Pazzesco, tripletta tra l'altro di Ronaldo. Che partita, secondo assist di giornata per Paolo Dybala. Che partita veramente, la Samp rischia di fare il quarto gol lei. Lo fa la Juve, ribaltata ancora una partita. E non è finita qui. Un match che non finisce di stupirci. Finisse così domani, io credo che avrò bisogno di un medico domani. Pjanic prova a girare, benissimo per Ronaldo. Gran palla, Ronaldo. Ronaldo è in forma e tira, ed è calcio d'angolo, forse il primo della partita, perché non ce ne sono stati tanti. Cross di Pjanic, colpo di testa sbagliato di Bonucci, e qua qualche cambio lo comincio a fare, vediamo meno se è il caso. Allora, secondo me domani esordirà Spinazzola, mettiamo Mehdi Benatia al posto di Bonucci, quindi insomma. Aspettiamo un attimo a fare l'altro cambio, perché sarà Douglas Costa. Sì. Giocatore abbandona il campo accompagnato dagli applausi. Ah, ma Paolo è stato deviato ancora, quindi calcio d'angolo. Pjanic, altro calcio d'angolo battuto però qua, facile per Odero. Siamo al 70esimo, il risultato è incredibilmente di 4-3. La sagra del gol fatto, Alessandro. Rugani. Palla a cercare Dybala. Dybala prova a girare il campo per Ronaldo che arriva. Matuidi! Murato il tiro di Matuidi, palla messa fuori. Alessandro, palla che arriva ancora a Matuidi dopo il passaggio di Ronaldo. Matuidi ancora a cercare Ronaldo, anzi a cercare Mandzukic, poi Matuidi, Dybala. Dybala prova a girarsi, non ce la fa, poi tira, palo! Mandzukic! La palla è fuori. Questa è un'occasione clamorosa per la Juve. Siamo al 78esimo, adesso il cambio lo faccio. Fuori un grande Mario Mandzukic, dentro Douglas Costa, per dare vivacità all'attacco. A più due sugli avversari. Risultato assolutamente da mantenere. Giochi che restano più che mai aperti. Per la Juve sarebbe importantissimo finire questo 2018 con una bella vittoria. Della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera bolgia, il pubblico si sta dimostrando il 12° uomo in campo. Occhio alla Samp, palla per De Frey, oggi anche lui doppietta, poi il pallone è rimasto lì. Recupera palla intercettando bene il pallone. Bello questo 1-2 con Douglas Costa che ha un po' di spazio per poter scattare, portare vivacità all'attacco. Douglas Costa prova un dribbling di troppo, però la palla è della Samp. Ancora 300 secondi alla fine della gara. E qua si è visto probabilmente il Douglas Costa che stiamo vedendo quest'anno, cioè che ogni tanto fa delle buone giocate ma si perde un po' da solo, Matuidi, Ronaldo gira verso Dybala, c'è la chiusura difensiva però. E ora occhio dunque ancora la Samp. Tranquilli i difensori avversari, Stefano. Giocatore unico nel suo genere dalla media gol, impressionante. Prototipo Alessandro, buona questa chiusura, questa difesa del pallone in anticipo. Alessandro mette in movimento Douglas Costa, questo è buono. Douglas Costa deve saltare l'ultimo uomo, ce la fa Douglas Costa fino in fondo. Dybala anticipato, poteva essere usata giocata meglio questa situazione, ma finisce qui la partita. Vince la Juve, vince 4-3, una partita incredibile. La spunta la Juve, ma che bella partita, tripletta per Ronaldo. Finisce qua il mio FIFA pronostico, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!